eccoci sulla A14, la Bologna-Taranto. Siamo quasi all'altezza dell'area di servizio Canne delle Battaglie. Qui a Canne c'è ancora un grosso dibattito dai studiosi se il posto sia preciso vicino al fiume Ofanto o vicino alla città di Canne. Comunque ci fu la grande battaglia tra Annibale e l'esercito romano. Qua si affrontarono due eserciti enormi per l'epoca, quasi 90.000 uomini romani e quasi 50.000 soldati cartaginesi. 2 agosto del 216 a.C. Giornata da dimenticare per l'esercito romano. Quella giornata Annibale annientò l'esercito romano, quasi tutto l'esercito romano. Praticamente in un giorno morirono oltre 70.000 soldati romani, tra cavalieri, fanti e insomma tutti i soldati partecipanti alla battaglia. E Annibale subì la perdita su 50.000 uomini, subì la perdita di 20.000 uomini. Stiamo parlando di qualcosa di smisurato. Laggiù il mare Adriatico. In 4-5 giorni mi sono spostato dall'Oceano Atlantico al mare Adriatico. Questa è la sensazione di libertà. Stavo dicendo, qua Cartagine aveva del tutto annientato l'impero romano. Infatti da quel momento in poi cercarono solo scaramucce, ma mai a scontro diretto con Annibale. Annibale era uno stratega troppo grande per i romani. Ancora fino all'800 venivano utilizzate le tecniche di Annibale ed anche dei legionari romani nelle guerre. Comunque, oggi bellissima esperienza, bellissimo questo viaggio, un grande, una vastità. Mi sono mosso per tutto il continente europeo, quasi tutto. All'Oceano Atlantico sto andando al canale d'Otranto. È stata forte questo viaggio, dai, e non è finita ancora.